e poi 10.000 multe al giorno. Tutto questo è inaccettabile. Queste multe servono solo per riempire le casse. Mi rendo conto, mi metto nei panni della sinistra, non è facile presentarsi agli elettori con un'eredità che è fatta di 770 milioni di tasse in più al netto delle multe usate per fare cassa, perché anche qui voglio fare un sorriso sulla pubblicità che l'assessore Maranna ha fatto alla sottoscritta, preoccupandosi di un video nel quale c'erano delle macchine, evidentemente in divieto di sosta, ma voglio dire, lo sapevamo. Ma credo che non si apprenda dal mio video che le multe si danno per i divieti di sosta. Il problema è la quantità delle multe. Mi sorprendo che l'assessore Maranna abbia il tempo di mettere le freccette e di guardare i video, lo ringrazio per la pubblicità che mi ha fatto, il punto è un altro. A Milano si pagano troppe multe e si pagano perché mancano i parcheggi adeguati. In quella zona, in qualunque ora della giornata si vada, si trovano tantissime persone che lavorano negli uffici e che non sanno in molti casi dove parcheggiare. E francamente continuare a pagare tasse occulte con le multe non è la strada, e c'è un'indignazione generale per le 10.000 multe al giorno che i milanesi devono pagare. Allora, sicuramente siamo per il rispetto delle regole, però siamo anche per mettere i cittadini nelle condizioni di rispettare le regole e quindi di avere parcheggi adeguati e di poter francamente pagare un po' meno tasse.